Marghera ha sempre detto: Marghera è la soluzione definitiva, almeno stando a quanto ha dichiarato lui stesso il ministro alle infrastrutture Graziano Del Rio al termine del comitatone a Roma. Le grandi navi lasciano finalmente il canale della Giudecca e bacino San Marco per attraccare a Porto Marghera, entrando dal canale di Malamocco. Un processo graduale che durerà 4 anni e progressivamente allontanerà dalla marittima anche le imbarcazioni sotto le 55.000 tonnellate. A chi temono intralcio con il traffico commerciale, il ministro fa sapere che non ci sarà conflittualità grazie ad una nuova determinazione dell'autorità marittima per disciplinare il traffico temporaneo con nuovi criteri che tengano conto di tutte le variabili architettoniche, paesaggistiche e ambientali per preservare la laguna. Quanto all'escavo di nuovi canali, Del Rio lo ha escluso categoricamente, stanziati 70 milioni di euro per i comuni dell'intera gronda lagunare, una somma già nella legge di bilancio ma che era rimasta bloccata. Permane l'ipotesi di una zona franca del porto di Venezia, simile a quella di Trieste. Sentiamo il commento del sindaco di Venezia al termine del comitatone, che sottolinea l'importanza di gestire la città metropolitana. Sono molto soddisfatto di questa soluzione perché tiene intanto da conto molto importante il lavoro di quei lavoratori che lavorano nell'indotto delle navi a crociera, che assolutamente non potevamo perdere, e cominciamo a dare un respiro serio alla programmazione delle navi a crociera, cioè, che poi sarà da organizzare in maniera tecnica. Siamo contenti per la soluzione del Contorta, verrà ovviamente con tutti i profili di Emanuele, verrà ovviamente fatte tutte le verifiche, no? Perché ci sarà bisogno o no della VIA, lo vedremo con la legge. Le manutenzioni normalmente per la legge non serve la VIA di un canale esistente, ma questo non ci interessa assolutamente, a noi basta che sia chiara all'UNESCO, a tutto il mondo, che noi la soluzione ce l'abbiamo. L'abbiamo condivisa con la regione e col governo. Mi sembra un grande risultato dei cittadini veneziani che hanno votato su sta roba qua. C'erano presenti i sindacati, che voglio ringraziarli per la presenza, la vicinanza. Abbiamo spiegato con molta dovizia di particolare l'importanza di non far morire e di, anzi, sviluppare il porto industriale, manifatturiero e il porto commerciale. Abbiamo parlato di Moransani, abbiamo parlato della conca irrigazione, noi abbiamo messo tutto a verbale, abbiamo da oggi diffidato Terna a fare i lavori, ci sono i soldi sia per il parco Moransani sia anche per tutto il canale, tutto l'interramento che devono fare della linea che arriva fino a Cavallino. I soldi ci sono già e sono anni, hanno già avuto due proroghe. Da oggi li abbiamo formalmente diffidati a agire nei lavori. Ognuno si assume le sue responsabilità, il comune sta facendo la sua parte. Io voglio ringraziare personalmente il ministro Gentiloni e Palazzo Chigi, perché in tutta questa questione non emerge, ma dietro c'è un grande sforzo del Presidente della Repubblica e del ministro Gentiloni. E credo che l'opposizione, parlo di quella insomma, che conosco e che anche rappresento tutto sommato a Venezia, ci sta dando una grande mano. Noi lavoriamo continuamente con tutti i gruppi, con i deputati che in qualche modo mi aiutano, mi onoro della loro amicizia. Da Brunetta, Causin, insomma c'era anche oggi presente l'onorevole Baretta, abbiamo fatto una trasversalità per dire ai lavoratori e alle imprese che a Venezia c'è un futuro e altro che, insomma, è un grande porto industriale. Abbiamo detto che il MOSE vogliamo entrare nella cabina di regia e già deve essere fatta da subito per come gestirla, tutto protocollato. Abbiamo detto e sosterremo che va fatto un tavolo per i 266 milioni di opere di compensazione ambientale, vogliamo che siano presenti a quel tavolo e possano essere beneficiari tutti i comuni della Gronda Lagunare, per cui nessuno escluso, per cui non ci sarà i ricchi e i poveri, ma sarà ovviamente dentro una regia, io credo, politica della città metropolitana. Ma soprattutto, ripeto, abbiamo chiesto un tavolo, a lato del tavolo delle competenze che la regione chiederà al governo, un tavolo specifico per la città metropolitana di Venezia.